Ha chiesto la parola il sindaco Paolo Panizzini, lui parola. Grazie mille, buonasera a tutti. Intervengo subito dopo il sorritacco perché spero che Dario Mondo vada via dopo la risposta. Secondo me, come dire, la risposta è stata decisiva, vorrei dire. Però parlo subito per poter intervenire nel titolo sulla domanda che il consigliere Mondo ha sollevato. Io credo che la risposta dell'assessore Tarco sia assolutamente fondata e dicevo prima decisiva per un motivo molto semplice e la controprova del nome, molto pratica e concreta, me l'ha suggerita solo il vecchio assessore Tarco che è abituato ad avere una concretezza delle cose. E questa, se fosse davvero esecutivo l'accordo del programma del 27 aprile, il progetto 5D sarebbe stato automaticamente sostituito e sarebbe già cassato. E su quell'area sarebbe in vigore un nuovo piano. E invece la proprietà, proprio la settimana scorsa, ha fatto domanda di permesso di costruire e dice che la tiene là fino a quando il decreto, l'accordo del programma non arriverà alla fase stimativa che è quella della pubblicazione sul pubblico. Quello può farlo, ma il fatto stesso che possa farlo, mi dice, no, se fosse vero quello che dicevi prima, Dario, è che non potrebbe scegliere se l'accordo del 27 aprile fosse esecutivo, perché avrebbe, quell'accordo lì avrebbe sostituito automaticamente per il resto. Del resto, questa cosa è implicita, secondo me, non serve andare a tirar fuori la procedura della delibera regionale, che non è una legge, eccetera, perché lo stesso comma 4, secondo me, è chiarissimo, voglio dire, l'italiano, l'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Su questo qui torno. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Ad oggi è stato reso esecutivo dal decreto del Presidente della Giunta regionale? No, Zaia non ha firmato nessun decreto di esecutività. È stato pubblicato sul BUR? No. Benissimo, perché, come dire, da qui secondo me ne segue l'intero cardine della discussione. Oltre al fatto, e la risposta di Perco è per altra via comunque decisiva, che se l'accordo negoziale si parla, una volta che uno ha sottoscritto volontariamente quella clausola, a quella si obbliga a sottostare. Perché dicevo che dallo stesso articolo emerge più di un dubbio sulla procedura che è stata seguita e che per questo è opportuno, se non, come si dice il nostro legale, addirittura obbligatorio, sospendere questa sera e andare a vedere. Dice per esempio che l'accordo consiste in consenso unanime di soggetti interessati autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti. L'unico intervento che c'è a verbale delle procedure istruttorie delle conferenze di servizi, quello dell'architetto DAP della provincia, dice, a parte che mi sono arrivate le carte il 23 di febbraio e non abbiamo avuto i tempi tecnici in 4 giorni di studiarcene, ma a parte questo, siccome si tratta di variante a parte, noi dobbiamo avere, come dire, l'incarico dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale per avere l'autorizzazione a procedere. Questo passaggio mica c'è mai stato. E dalla volta successiva la provincia non si è più presentata in conferenza dei servizi, salvo depositare un parere che è stato acquisito e utilizzato nella conferenza decisoria del 20 marzo, il giorno dopo il Consiglio Comunale, parere che, come giustamente ricordava il consigliere Maracane, noi non abbiamo mai visto fino a ieri, d'accordo? E in quel parere di fatto la provincia se ne lava le mani e anche questo secondo me deve essere oggetto di ulteriore approfondimento perché dice la legge regionale, l'articolo 6,2 della 11 del 2010 mi dice che in caso di accordo di programma io regione ho titolarità a riprendermi in capo le competenze urbanistiche che sarebbero secondo la 11 del 2004 delegate alla provincia in caso di accordo. Se c'è il consenso unanime dei soggetti interessati, se c'è la partecipazione dei soggetti, se hanno ottenuto l'autorizzazione dei rispettivi ordinamenti. E invece la provincia dice, siccome stai seguendo quella procedura che però è soltanto iniziata nel momento in cui dà il parere, perché sarà perfezionata dopo, allora tu regione ti sei presa, come dire, le competenze urbanistiche, è un problema tuo.
come dire, viene a mancare il presupposto del motivo per cui si va a dire che in caso di accordo del programma la regione è autorizzata a riprendersi competenze che aveva delegato alle province per legge. Il presupposto è che ci sia l'accordo anche della provincia in un atto urbanistico di pianificazione che le interessa direttamente. Quindi anche quell'aspetto del comportamento e della partecipazione della provincia va chiarito, perché non credo sia assolutamente lineare, e io credo che il suggerimento che ci viene dai legali di sospendere per andare a chiedere una riconvocazione della conferenza dei servizi serva proprio per questo, perché ci sono una serie di aspetti procedurali che vanno verificati nella sede opportuna, che è quella. E infatti io credo che una volta che noi sospenderemo, la regione, come dire, farà fatica sulla base di queste motivazioni a non riconvocare la conferenza dei servizi, e si discuterà innanzitutto su questo, come si discuterà sulle contraddizioni interne che ci sono sulle superfici commerciali. Speriamo, magari, Fede è piccola, ma che sia la buona volta che riusciamo a capire che cosa c'entra la destinazione urbanistica con la destinazione commerciale, se è vero che sono passaggi che avvengono in due fasi distinte. Se è vero che io posso autorizzare urbanisticamente la costruzione del contenitore senza avere l'autorizzazione sul contenuto. Perché non c'è solo questa contraddizione che è chiara, che è patente, di dentro che la fa considerare molto sollevata, ma ce n'è una che è anche maggiore. Perché nelle righe in cui nel verbale della conferenza dei servizi del 20 marzo la regione dice non c'è un metro quadro di superficie commerciale per strutture, per grandi strutture di vendita, dice anche subito dopo, e in ogni caso la destinazione d'uso viene definita in sede di progetto esecutivo definitivo, definitivo esecutivo. Ma o diciamo che in fase urbanistica non si parla di commerciale, oppure diciamo che in fase urbanistica si parla di destinazione d'uso. Tant'è che dentro l'accordo di programma ci sono riferite dal punto di vista urbanistico le destinazioni d'uso anche per grandi superfici di vendita. Questo è un altro punto che va chiarito, secondo me contraddittorio addirittura sotto tre aspetti, non solo sotto due. E la conferenza dei servizi un'altra volta è la sede opportuna dove si andrà a verificare questo. Queste due ratificazioni in ordine procedimentale, secondo me, forti e pesantissime. Per cui non mi spiegherei altrimenti che il legale del comune, che come abbiamo ripetuto anche ieri sera, era lo stesso nominato all'amministrazione Vaccari, che abbiamo ritenuto di confermare, sia perché aveva in mano i documenti, sia perché volevamo, come dire, essere sicuri noi stessi e avere garanzie precise sulla decisione da prendere questa sera. Alla fine del parere, che noi abbiamo anche richiamato in delibera, ci dice che il Consiglio è libero di ratificare o meno l'accordo del programma, e comunque dice deve considerarsi legittimato, e fra parentesi, e forse addirittura obbligato a fermarsi. Cioè, che un legale ti dica che sei sicuramente legittimato, ma probabilmente addirittura obbligato a fermarti, è la ragione che permette di rispondere alla domanda del Consiglio appunto. Certo che abbiamo chiesto ai legali di valutare se non dovessimo ratificare, perché se così ci avessero detto, probabilmente con la morte del cuore, ma forse si sarebbe dovuto procedere in quella misura. Abbiamo valutato tutte e tre le possibilità, la ratifica, la non ratifica, e a dire il vero la sospensione ci è venuta soprattutto dal legale, e non come un consiglio di una cosa che si può fare o non fare, ma come una cosa che è sicuramente legittima e forse addirittura obbligata. Io credo che alla luce di queste considerazioni il voto di questa sera sia un voto assolutamente sereno, tant'è che lo stesso legale che ha firmato questo parere legale è anche il legale che ieri sera, dopo che gli abbiamo inoltrato la diffida e l'intimazione della proprietà, ci ha scritto senza nessun problema due pagine di parere suppletivo per ricordare che i consiglieri comunali sono assolutamente liberi di decidere, ci mancherebbe anche altro, no? Altrimenti forse non sarebbe uno stato di diritto, voglio dire, e comunque agli altri anche quello. E in ogni caso è un parere che noi recepiamo in delibera e che è fortemente motivato. Se noi fossimo venuti questa sera a dire sospendiamo perché, o semplicemente perché vogliamo prendere tempo, è chiaro che il Consiglio Comunale, i consiglieri, l'ente sarebbero stati probabilmente imputabili, perché sarebbe evidentemente stata immediatamente presa come una condizione dilatoria. Di questo invece non si tratta. Ci sono motivazioni sia di ordine procedurale che di merito che hanno fatto dire a legali nominati dall'amministrazione precedente che questa sera siamo probabilmente obbligati a sospendere. Grazie Sindaco.